Il primo viaggio del 2016 di Papa Francesco comincia con un incontro storico, annunciato solo una settimana prima. Il 12 febbraio, nell'aeroporto de La Habana, capitale di Cuba, il Vescovo di Roma incontra il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill, guida di 200 milioni di fedeli ortodossi nel mondo, per la prima volta dopo lo scisma del 1054. Il colloquio privato dura 2 ore. Una conversazione tra fratelli, la definirà poi Francesco. Abbiamo parlato delle nostre chiese e siamo convinti che l'unità si faccia camminando insieme. Poi il Papa e il Patriarca firmano una dichiarazione comune nella quale si impegnano al dialogo e alla testimonianza di Cristo in una società smarrita e segnata da guerra e terrorismo. Da Cuba Papa Francesco raggiunge il Messico, tappa principale del suo 12° viaggio apostolico, e dopo un'accoglienza entusiasta per le vie di Città del Messico, il 13 febbraio viene ricevuto per la prima volta nella storia al Palazzo Nacional dal presidente Peña Nieto. Alle autorità e ai diplomatici chiede di assicurarsi che nessuno si senta vittima della cultura dello scarto, perché ogni volta che cerchiamo la via del privilegio o dei benefici per pochi, presto o tardi la vita sociale si trasforma in un terreno fertile per la corruzione e l'arcotraffico. Poi il Papa raggiunge il santuario della Madonna di Guadalupe e ai piedi dell'immagine miracolosa donata all'indio Juan Diego porta i dolori di chi ha visto i figli strappati dalla criminalità e degli emarginati, ricordando che tutti siamo necessari. Lunedì 15 febbraio a San Cristobal de las Casas, in Chiapas, il Papa spezza il pane per le comunità indigene, chiedendo loro perdono perché molte volte sono state incomprese e escluse dalla società. Alcuni, denuncia, hanno considerato inferiori i loro valori, la loro cultura e le loro tradizioni. Altri li hanno spogliati delle loro terre o hanno realizzato opere che le inquinavano. L'ultimo giorno in Messico, il 17 febbraio, Papa Francesco lo dedica a Ciudad Juárez, una delle città più violente del mondo. Nel carcere spiega che il reinserimento comincia fuori, nelle vie della città, creando un sistema che potremmo chiamare di salute sociale. Al mondo del lavoro ricorda che il miglior investimento è creare opportunità e che Dio chiederà conto agli schiavisti dei nostri giorni. Infine, nella messa celebrata a pochi passi dalla frontiera con gli Stati Uniti, si fa voce delle migliaia di persone, soprattutto giovani, che cercano di attraversarla per una vita migliore e finiscono poi sequestrati, soggetti a estorsione, oggetto di commercio del transito umano. Dai migranti messicani e latinoamericani a quelli africani e mediorientali, il Papa torna in aereo sabato 16 aprile per un viaggio di poche ore sull'isola greca di Lesbo, annunciato solo 10 giorni prima. Qui, insieme al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I e accompagnato dall'arcivescovo ortodosso di Atene Hieronymos, visita il campo per rifugiati di Moria, che ospita più di 4.000 migranti che sperano di poter entrare in Europa. Lo accolgono 150 bambini e ragazzi che mostrano i loro disegni e raccontano le loro storie di dolore, umiliazione e speranza, come quelle di alcuni adulti incontrati subito dopo. Dopo aver pranzato con alcuni rifugiati in un container, il Papa raggiunge il porto, dove incontra la cittadinanza e la comunità cattolica, che ringrazia per l'accoglienza dei rifugiati, cuore di un'umanità che sa costruire ponti. A conclusione della visita, i 3 leader religiosi gettano in mare 3 corone di alloro, pregando per quanti in quelle acque hanno visto naufragare ogni sogno e chiedendo a Dio di destarci dal sonno dell'indifferenza. Non solo parole, sul volo che lo riporta a Roma, il Papa accoglie 3 famiglie di rifugiati dalla Siria, 12 persone in tutto, di cui 6 minori, che saranno ospiti del Vaticano con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio. 2 mesi dopo, Francesco si rimette in viaggio e il 24 giugno raggiunge Yerevan, la capitale dell'Armenia, prima tappa di un viaggio di 2 parti nel Caucaso, per la pace e il dialogo ecumenico, che a settembre lo porterà in Georgia e Azerbaigian. Subito si trasferisce nella cattedrale armena apostolica di Khmiazin, dove con il Catolicos Karekin II prega per l'unità tra i cristiani. Incontra poi il capo di Stato armeno nel palazzo presidenziale e davanti alle autorità parla del grande male, il genocidio di 100 anni fa contro gli armeni. Per tutte le vittime di quella follia, il Papa prega il giorno dopo nel memoriale sulla collina delle Rondini, dove una fiamma eterna arde circondata da 12 lastre inclinate di basalto. La giornata si conclude nella piazza della Repubblica a Yerevan con un incontro ecumenico e la preghiera per la pace. Francesco chiede a tutti di non lasciarsi assorbire dalla forza ingannatrice della vendetta e prega perché si riprenda il cammino di riconciliazione tra il popolo armeno e quello turco e la pace sorga anche nel Nagorno-Karabakh. Il viaggio si conclude il 26 giugno con la Divina Liturgia nel cortile del Palazzo Apostolico di Khmiazin. Prima di lasciare l'Armenia, il pontefice visita il monastero di Kor Virap, al confine con la Turchia e ai piedi del monte Ararat. Lì, insieme al Catolicos, il Karekin II libera 2 colombe, auspicio di pace e fraternità tra i popoli. Un mese dopo, il 27 luglio, Papa Francesco è a Cracovia per la 31ª Giornata Mondiale della Gioventù, nel segno di San Giovanni Paolo II, per 15 anni arcivescovo dell'antica capitale del Regno Polacco e ideatore delle GMG.
Accompagnato dall'entusiasmo di migliaia di giovani di tutto il mondo e fedeli polacchi, raggiunge in Papa Mobile il Wawel e nel cortile d'onore del Castello Reale ricorda alle autorità che il fenomeno delle migrazioni richiede un supplemento di saggezza e di misericordia. Dopo l'incontro con i vescovi polacchi nella cattedrale, il Papa arriva nell'arcivescovado e qui rivolge il primo dei saluti dalla finestra ai tantissimi giovani raccolti in via Franciscanska, come prima di lui San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il giorno dopo Francesco visita il santuario mariano di Częstochowa, roccaforte della fede e dello spirito nazionale dei polacchi. Varcate le mura del monastero di Jasna Góra, prega nella cappella della Madonna Nera e le offre una rosa d'oro. Nella messa spiega ai 550.000 fedeli riuniti nella spianata che Dio ci salva facendosi piccolo, vicino e concreto e nasce da una madre che è icona di piccolezza. Nel pomeriggio a Cracovia il Papa arriva al primo appuntamento con i giovani della GMG nella spianata di Buonie a bordo di un tram ecologico insieme a 15 ragazzi disabili. Ai giovani di 187 paesi chiede: volete una vita piena? Chiedete al Signore di lanciarvi nell'avventura della misericordia, sognate alto, ascoltate anche chi viene da altre culture. Venerdì 29 è per Papa Francesco e i giovani il giorno della croce. La mattina visita in silenzio i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, i più grandi della storia, nel giorno in cui 75 anni prima il francescano polacco San Massimiliano Kolbe offrì la sua vita in cambio di quella di un altro prigioniero. Scende nella cella 18, quella del martirio per fame di Kolbe, e sul libro d'onore scrive in spagnolo: Signore, abbi pietà del tuo popolo, perdono per tanta crudeltà. Poi si sposta a Birkenau, dove si trovavano forni crematori e camere a gas, e prega davanti alle 23 lapidi commemorative del monumento alle vittime delle nazioni. Il sabato è invece il giorno della misericordia e il Papa Francesco lo inizia visitando il cuore della devozione alla Divina Misericordia, il santuario di Laginivki, a sud di Cracovia. Si raccoglie in preghiera davanti alla tomba di Santa Faustina Kowalska, la fragile mistica apostola della Divina Misericordia, sormontata dalla prima immagine di Gesù Misericordioso. Poi saluta dal terrazzo del santuario i giovani riuniti nel prato delle confessioni, entra nel tempio attraverso la porta della Divina Misericordia e qui confessa 8 giovani. In serata più di 1 milione di giovani lo accolgono al Campus Misericordie, alla periferia di Cracovia, per la veglia di preghiera della GMG. Francesco attraversa la Porta Santa tenendo a mano a 6 giovani e dopo le testimonianze chiede di pregare in silenzio tenendosi per mano, per i coetanei che vivono in paesi sconvolti dalla guerra. Oggi non abbiamo bisogno di giovani divano, chiusi in casa senza preoccupazioni, scandisce il Papa, ma giovani con gli scarponcini, protagonisti della storia, capaci di lasciare un'impronta con la propria vita. La mattina dopo sono oltre 1,5 milioni i giovani di tutto il mondo e i fedeli polacchi che partecipano alla messa di chiusura della GMG sulla grande spianata di Wielicka. Il Papa paragona gli ostacoli trovati dal pubblicano Zaccheo per incontrare Gesù a quelli dei giovani che vogliono essere testimoni della misericordia di Dio. Ma per Dio voi siete importanti per quello che siete. Potranno giudicarvi dei sognatori, dice, perché credete in una nuova umanità che non accetta l'odio tra i popoli, non vede i confini dei paesi come delle barriere e custodisce le proprie tradizioni senza egoismi. Non scoraggiatevi, continuate a predicare speranza. Pochi giorni dopo, il 4 agosto, Papa Francesco visita per la seconda volta la città del Poverello per l'ottavo centenario del perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria concessa da Papa Onorio III a San Francesco per tutti i visitatori della Porziuncola. Dopo la preghiera silenziosa, il Pontefice sottolinea in pieno anno santo della misericordia che oggi il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio perché incapaci di perdono. Poi invita i frati e i vescovi presenti ad accompagnarlo nei confessionali e per circa un'ora confessa 19 persone. Il Papa torna ad Assisi il 20 settembre per partecipare alla giornata mondiale di preghiera per la pace organizzata a 30 anni dal primo storico incontro delle religioni voluto da San Giovanni Paolo II. I rappresentanti delle religioni si raccolgono per pregare per la pace in diversi luoghi della città. Raggiunta Piazza San Francesco per la cerimonia conclusiva, il Pontefice ricorda che le religioni devono superare insieme le chiusure per affrontare la grande malattia del nostro tempo, l'indifferenza. Un virus che rende insensibili e genera il paganesimo dell'indifferenza. Infine viene letto l'appello per la pace, consegnato dai capi religiosi ai bambini e da questi ai rappresentanti delle nazioni. Nel testo firmato dai leader, dopo aver acceso i candelabri, si ricorda che la guerra in nome della religione diventa una guerra alla religione stessa e che nulla è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Il 30 settembre il Papa torna in viaggio per completare il suo pellegrinaggio nel Caucaso e nel palazzo presidenziale di Tbilisi, capitale della Georgia, ripete che per arrivare alla pace tutti dovrebbero fare con pazienza ogni tentativo per evitare che le divergenze sfocino in violenze destinate a provocare enormi rovine.
In un paese dove la Chiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana raccoglie la maggioranza dei fedeli, Francesco è accolto nel Palazzo del Patriarcato con grande cordialità dal Catholicos Ilia II. Poi, incontrando i fedeli della piccola comunità assiro-caldea, chiede al Signore di far gustare la gioia della tua resurrezione ai popoli sfiniti dalle bombe e sollevare dalla devastazione l'Iraq e la Siria. Il giorno dopo, in serata, nella suggestiva cattedrale patriarcale di Mischeta, il Papa incontra ancora il Catholicos Ilia II e chiede a tutti i cristiani di procedere con pazienza lungo il cammino dell'unità. Il 2 ottobre il pontefice raggiunge l'Azerbaigian, dove celebra la messa nella chiesa dell'Immacolata di Baku per la piccola comunità di cattolici del paese. Poi incontra il presidente Aliyev e prega davanti al monumento ai caduti per l'indipendenza. Infine, nella moschea, Papa Francesco incontra lo sceicco dei musulmani del Caucaso e auspica che nella notte dei conflitti le religioni siano albe di pace, semi di rinascita, tra devastazioni di morte, echi di dialogo che risuonano instancabilmente. Il 4 ottobre il Papa celebra la festa di San Francesco visitando a sorpresa i terremotati di Lazio, Marche e Umbria. Ad Amatrice abbraccia gli alunni e insegnanti di una scuola allestita in un container, prega nella zona rossa davanti alle case distrutte e saluta i vigili del fuoco e si sposta in altri paesi distrutti dal sisma del 24 agosto, da Cumoli a Pescara del Tronto fino ad Arquata, dove visita la scuola provvisoria e la tendopoli. Il 31 ottobre Papa Francesco parte per il suo ultimo pellegrinaggio del 2016, 17° del pontificato, e atterra a Malmo in Svezia per la storica commemorazione comune luterano-cattolica del 5° centenario della Riforma di Lutero. Dall'aeroporto raggiunge la città universitaria di Lund e la cattedrale luterana per la preghiera ecumenica comune. La processione è guidata dalla coloratissima croce, simbolo dell'evento, ed è chiusa dal Papa, dal presidente della Federazione Luterana Mondiale Munib Yunan e dal segretario Martin Junge. Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha prodotto tra noi, dice Francesco. Abbiamo la possibilità di purificare il nostro passato e riconoscere l'errore di una separazione, immensa fonte di sofferenze e incomprensioni. Al termine della preghiera, con il vescovo Yunan, il Papa firma una dichiarazione congiunta che individua l'obiettivo degli sforzi ecumenici è arrivare a condividere la mensa eucaristica. Francesco e il vescovo luterano, insieme al cardinale Koch e al pastore Junge, raggiungono Malmo e a bordo di una golf car salutano i 10.000 svedesi riuniti per un evento ecumenico. Il Papa ringrazia tutti i governi che assistono i rifugiati, i profughi e coloro che chiedono asilo. Per noi cristiani, spiega, è una priorità andare incontro agli scartati e agli emarginati del nostro mondo. Oggi ci viene chiesto di essere protagonisti della rivoluzione della tenerezza.